questa è una pizza normale, questa è una pizza gigante, ma prima di andare a mangiarla ci siamo chiesti come fossero i cibi giganti. E signori, abbiamo deciso di iniziare con gli Oreo. Infatti qua davanti vedete l'Oreo più piccolo che esiste al mondo. Questo invece è un Oreo normale. Oh, no, e l'Oreo più grande che andremo a creare, ragazzi, sarà grosso come questa teglia qui davanti a voi. Quindi vi chiederete come si fa. E come si fa, ragazzi? Semplicemente si separeranno questi Oreo e si andrà a creare l'Oreo più grande del mondo. Siamo ancora in fase di produzione. Perché una mazza da baseball? Perché hai una mazza da baseball in mano? Perché questi vanno sporcati tutti! Sporcati! Raga, mentre Powan ha fatto finalmente la pappina dell'Oreo, no, è il momento di iniziare a mettere tutto questo sulla teglia, bro. Allora, dobbiamo essere parsimoniosi. Sì, ok, un po' meno parsimonio, sennò passano anni. Dammi il tempo, spargilo bene tu, no, idiota. Basta, perché sennò non ce n'è più per sopra. Abbiamo la base del nostro Oreo, ragazzi. Ok, ora con calma bisogna iniziare a mettere su questo. Non guardarlo. Con le mani? Wow! Raga, non ci credo perché più o meno sta funzionando, eh. Signori, ma che cosa vedo nei miei occhi? Però sembrano solamente lo stoccati, però bello! Ci abbiamo provato, raga. Allora, io ho un'idea. Hai un'idea. Allora, abbiamo delle piccole decorazioni, ovviamente pensate prima, no? Essendo che non si nota troppo con un Oreo, ne mettiamo sopra anche questi con tanta pa. Dove sono gli altri? Gli altri non penso. No, ce ne sono. Abbiamo preso un pacco intero, perdonami, eh. Volevate dire, scusatemi, cavi. Ragazzi, vi consigliamo da farla da casa, magari questa ricetta, ma non mangiatela, perché sennò prendete il diabete e fidatevi, non è una bella cosa. Ok, direi che comunque il nostro Oreo gigante è pronto. Noi lo andiamo a mettere un attimo in frigorifero, perché si deve un attimo raffreddare, deve e poi lo mangiamo. Ma nel mentre siamo al McDonald's per prendere il panino più grosso del mondo. Allora, raga, in tutto questo però dobbiamo fare una cosa assurda, ovvero Powa proverà a parlare per prima in inglese, quindi farà finta di essere inglese. Facciamo ordinare a Powa, non diciamo niente. Okay, non ordina Powa. Ordina in inglese. Ok, ordina in inglese. Però non ti preoccupare che non paghi tu. Cioè, okay. Paga sempre tu. Vabbè. Signori, si parte. Hello? 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 Buongiorno, benvenuti al Crash, sono Federica, prego ordini pure. Yeah, hello. We need 10 Big Macs and one moment please. Yeah, sure. Allora, one Big Mac? No, 10 Big Macs. 10? 10. 10. 10. Yeah, 10. Yeah, yeah. One moment, yes, 10 Big Macs. 10. Correct. Yeah, it's correct. Thank you. Okay. And then we need a cazzo si dice, raga. And three cakes. Hai parlato in italiano. Ah, vabbè, ci ha provato. Comunque ti aggiungiamo 3 bottigliette d'acqua. Ma i 10 panini sono veri? Sì, sono veri. Questi qua sono veri. È stato bellissimo, è stata carissima la tipa. Cioè veramente gli dai. Oh, provavo pure a parlare inglese anche se mezzo non capiva. Bene, però è il momento di pagare, Ferruzzo. Sì, esatto, chi tocca pagare è sempre il solito. Mi dia. Siete veramente bellissimi. Siamo qua in pre. Su 3 nessuno che sta in inglese. Ma adesso cosa fai? No, però dai, mi avete rallegrato la giornata. Dai, male. No, giuro, veramente. Buona inglese, giornata. Una recensione. Cioè, figurati. Positivissima, Federica. Rega, io ve lo giuro, potremmo già dare i 100 euro di mancia, ma un altro video, mi dispiace, Federica. Video. Prossimo video lo vedrete sul canale, iniziate a iscrivervi e lasciare like, raga, perché è assurdo, mi sono divertito troppo, ve lo giuro. E quindi eccoci qua con i nostri 10 Big Mac. Ci ricarichi, ci dai pronti a fare quello più grosso. Ragazzi, il primo che mangia Big Mac più veloce vince. No, non è questo, idiota. Ma perché? Iniziamo, che io qua non voglio perdere tanto tempo, voglio mangiare, raga. Allora, ragazzi, è molto semplice. Oggi siamo diventati veramente, veramente forti nel farlo. Si prende tutto questo, togliete la parte sopra e mettete la parte sotto. Togliete la parte sopra e mettete la parte sotto. Oh. È molto facile, non è per niente difficile. Ci si prova, oh, ragazzi. No, no, boh, come cazzo lo metti? Oh, okay, raga, in totale sono 10 Big Mac. Voglio veramente misurarlo dopo. What the fuck? Sto male. No, ma ce lo sta su uno. Sto in piedi. No, mi sta in piedi, sta cadendo tutto. No, male. No. No, niente. Un po' qua e un po' dalle altre parti. Ok, vedete? Ok, prosegui un po' qua. Ok, così ora procede, raga. Così almeno procede. È un Transformer. Cade! Ah! Ok, hai fatto qualcosa di... Ultimo, signori. Vai. Eccolo qui. No. Ah! Porco! Ok, ok, questo è il panino più grosso. Prendilo così. Una testa, raga. Ragazzi, cin cin. Oh, Mac.
perfetto. Allora, io direi, con questa sportiva dappertutto, concludiamo qua questa parte, ma riandiamo a vedere l'Oreo, perché noi intanto ce la godiamo. Ma l'Oreo come sarà messo? Allora, l'Oreo come cazzo? Aspetta, aspetta, guardate ragazzi, non si rifiuta niente. No. E ragazzi, dopo il McDonald's abbiamo ritirato fuori la nostra torta Oreo. Let's go! Allora, è il momento di provarla. Io vi dico solamente una cosa. Ho paura. Raga, sembra effettivamente un biscotto. Sembra effettivamente un biscotto. Un po' più duro del normale, se posso permettere. Chi lo vuole assaggiare? Fova, dai, fova. Carta, forbice, sasso. Sasso, carta, forbice. Ma io intendevo sasso direttamente. Carta, forbice, sasso. Dai, infatti muoviti. Sasso, carta, forbice. Pum! L'ha distrutto qua, Fova. Eh no, ha vinto lui, mangi tu, idiota. Vai. Com'è? È buono? Ma c'è la crema sotto? Ragazzi, praticamente di Oreo, cioè cosa dobbiamo dire? Abbiamo completato l'esperimento e non abbiamo finito, anzi adesso vi porto io in un posto, ragazzi. Ci siamo, signori, siamo davanti a Dolci Dolcezze, una gelateria del mio paese. E io ho paura. Avete capito bene, ragazzi, il gelato più grande del mondo. Mischieremo tre coni, o almeno è quello che proviamo a chiedergli, ma sicuramente ce lo faranno. E andiamo su, raga, andiamo su finché all'infinito, tipo la torre di Pisa. Finché voi non finite di droppare like e iscrivetevi al canale. Adesso ora. Vediamo dentro. Allora, pronti per una domanda assurda. Ci potresti fare il gelato più grande che tu abbia mai fatto? Ci provo. Ok, ci proviamo, mi piace questa cosa. È stato facile convincerlo, è stato facile. Budget illimitato. Hai già preparato, perché ovviamente ieri l'ho un attimo preparato, perché raga era un po' particolare la cosa. Abbiamo già i tre coni. Quanto pensi che riusciamo ad andare in alto? 30-40 centimetri. Ok, di gelato sarebbe assurdo. Bisogna però esagerare, bisogna esagerare. Meglio, iniziamo. Il mio sogno. Comunque ragazzi, se rimane in piedi è tanta roba, cioè è tanta roba. Sarebbe tanta roba. Significa che la qualità del gelato è buona. Chi lo conto adesso? Quella è una roba. Questo è sicuramente il gelato più grande che hai mai fatto. Sì, dai. Ecco ragazzi, penso sia il gelato più grande che abbia mai fatto nella mia vita. Forse è il gelato più grande d'Italia. No, lo tiriamo fuori e come? Sì. È da bramare. Ok, bellissimi. Comunque, mi raccomando, il gelato più grande del mondo o in Italia l'abbiamo fatto. 10.000 like, lo rifaremo ancora più grande. Vi giuro, raga, voglio le secchiate di like. Gelato. E iscrivetevi. Sapete cosa mi è venuto in mente, ragazzi? Venite con me, ho una piccola sorpresina da farvi. Ed eccoci qua, ragazzi, vi ho portato alla pizzeria maestrale a farvi mangiare la pizza più grande del mondo. Spero sia d'Italia, perché allora, del mondo io lo so e sono tipo 25 km allora, di raggio. Magari non è del mondo, ma fidatevi, una pizza del genere voi non l'avete mai vista. Seguitemi un attimo. Ma la cosa incredibile è che l'impasto della pizza pesa ben 3 kg. Assurdo, raga, è gigante. Come pizza unica è assurda. Andiamo. Eccoci, Piero, non è questo l'impasto della pizza, vero? No, cari ragazzi, questa è la vostra pizza. Oh mio Dio. Raga, Dio, è enorme. Io ho paura per quello che esce, raga. Questa è quella piccola. Non penso dopo lo riusciremo a fare con quella gigante, sbaglio, una cosa di questo tipo. Sarà un po' dura, però ci proveremo. Ok. Questa è la pala per la pizza normale. Abbiamo fatto fare una speciale artigianale. Che andrà messa qui sopra. E ragazzi, se dopo la pizza più grande del mondo non vi siete ancora iscritti al canale, direi che è il momento di farlo ora. Ora. Questa non è. Basta. No, questa è pizza. Se una sogno non una pizza così. Hai capito, Piero? Hai capito? Raga, sarà sogno, Wow. Io sono 1,80, se più era 1,90. Certo. Ok, 80. È gigante sta pizza. Madonna, è altissima. Okay. Il momento di infornarla, perché la voglio vedere pronta e soprattutto la voglio mangiare, raga. Scivola bene, ragazzi, scivola bene. E lei è... metro e 50 di pizza, se non di più. Non ci sta neanche nel forno, ci mancano 10 centimetri. 1,58 di pizza. E signori, ce l'abbiamo, ecco la pizza più grande d'Italia. Anzi, 10.000
la like però ragazzi e proveremo a farla più grande del mondo, anche se ecco è un po' molto troppo difficile, però Irrak tiene il titolo, ma noi batteremo anche Irrak. Let's quindi go baby. In tutto questo ragazzi provate a venire al maestrale Gamber e chiedere la pizza dei boys, però solo su ordinazione, solo perché sennò la fanno. E direi che è gigantesca ragazzi. È assurda. Signori, io direi di ringraziare Piero per forza. Grazie a voi ragazzi, a questo team spettacolare. Vi raccomando, tanta like. Iscrivetevi al canale. E raga, ci tocca mangiare la pizza più grande d'Italia. E quindi ragazzi abbiamo finalmente concluso il video dei cibi giganti. Ma prima let's go. Sono da 14 in bocca, vabbè comunque questa cosa non serviva assolutamente a nulla se non a dirvi di iscrivervi, lasciare like e ributtiamola lì, potete freebootare il canale, grazie. Freebootatelo perché il top freebooter verrà a fare un video con noi, quindi iscrivetevi, lasciate un bel like adesso, hashtag e soprattutto 10.000 like e rifaremo questo video ancora più grande. Iscrivetevi.